una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Sì, sì, è andata meglio che a Monopoli, però diciamo che c'è un po' di rammarico. C'è la felicità per il gol, perché è ovvio. Sia per me che anche i miei compagni, ho fatto tanto piacere l'esultanza, ho sentito un sacco di gente sopra di me, quindi vuol dire che ci tengono a me e di questo li ringrazio. Sì, purtroppo appunto non è valso i tre punti ed è un peccato, quindi è una felicità a metà, diciamo. Ma che è successo in questa azione, in questa punizione, che anche il pista dice che non c'era, tu ce la puoi spiegare meglio, soprattutto. Allora, io dico che il fallo è sempre a discrezione dell'arbitro, lo puoi fischiare o non fischiare o meno. Vedendo l'andamento della partita, non ne aveva fischiati anche di peggiori precedentemente, dico io, però l'ha vista così, quindi noi accettiamo tutto e andiamo avanti. Poi c'è stata appunto questa punizione, ha allungato il recupero perché appunto c'è stata l'esultanza del gol eccetera eccetera, ha allungato il recupero e niente, c'è stata questa palla scodellata in mezzo, non so quanti batti purtroppo è così, quando deve andare così deve andare così, quindi ci prendiamo il punto, c'è rammarico sicuramente, però per com'è venuto c'è un po' di dispiacere. Questo deve andare soprattutto a casa. Sì, certo, questo sicuramente, ma noi siamo una squadra, appunto, io lo ripeto dall'inizio dell'anno, noi siamo una squadra che se sta concentrata al 120% ce la possiamo giocare con tutti, però dobbiamo stare sul pezzo e pensare partita per partita. Ramalizzando un attimo, che ti ispiri? Giulino, Pietro, cioè, hai studiato comunque lo stile di... Lo stile è piano, stile piano, 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 no, beh... Dico, ne avrai studiato, si vede da come... Sì, no, io calcio, avendo un tiro forte, calcio dritto per dritto e cerco di prendere lo specchio della porta, ecco. Magari, non scomodiamo. Però nel caso, sicuramente, ma no, perché... Sì, diciamo che... Sì, mi ispiro, c'è tanto da ispirare, sì, dai. Non scomodiamo veramente paragoni che non servono, però dai, sono contento di aver fatto gol. Questo è il secondo sottolineare, ricordo quello di Cittanova. Sì, di Cittanova, sì, l'anno scorso. Il secondo sottolineare. Sì. Senti, ora c'è un derby. Sì, noi lo prepareremo come sempre al massimo, partendo da tutti gli aspetti, sia a livello tattico che con lo staff, abbiamo uno staff preparato, e quindi noi ci prepareremo al massimo per dare il massimo. Ecco. Secondo te quanto il mister diceva ci mancano 3-4 punti, e secondo te quanto ce ne mancano? Sì. Su per giù possono essere quelli, perché comunque io c'è il rammarico della partita di Pagani, che comunque dove abbiamo creato tantissimo e purtroppo abbiamo portato a casa solo un pareggio, e quindi già lì sono due punti comunque, diciamo, tra virgolette, persi, però secondo me alla fine tutto si equilibra nel calcio, quindi li ritroveremo da altre parti, ecco.